DJ Chiama Italia. Walking on the Moon, Radio DJ, le 11.38 lunedì mattina. Qualche tempo fa, qualche anno dietro, c'era un libricino che girava di quelli che hanno 10 pallini di critica e magari uno o due al massimo di pubblico, però insomma è già qualcosa, che si chiamava Generazione 1000 euro. Sì, c'era molto hype, diciamo, su questo libro. Pensa che è lo stesso meccanismo, senza voler fare paragoni, di 3 metri sopra il cielo. Sì. 3MSC era un libro che a Roma era praticamente la Bibbia degli adolescenti, insomma dei liceali, e che poi qualcuno ha trasformato in un film di gigantesco successo. In questo caso non so se sarà gigantesco il successo, ma sicuramente è un film che si chiama come il libro, Generazione 1000 euro, e abbiamo con noi Massimo Venier, che ne è il regista, e il non giovane Francesco Mandelli. Ciao a tutti. Ma ancora bene, non Gio? Ma tu mi puoi chiamare come vuoi, veramente non c'è problema. Guarda, hai 30 anni, come faccio a chiamarti non Gio? Adesso sei veramente non Gio. Sì, adesso sei matto. Sei matto? Ma puoi avere 30 anni? Ho avuto 30 anni, ho compiuto 30 anni anch'io. Anche? Guarda che il primo contratto me l'hai fatto tu, ne avevo 18, quindi non è tu che il tempo quasi, era quasi pedofilia. Sì, in effetti sì. Lavoro minorile. Ma scusami, prima di addentrarci, tu abiti ancora vicino Merate o a Merate? No, io adesso abito a Milano, però tutta la mia famiglia vive ancora a Osnago. Osnago. Detto anche Osnangeles. Osnangeles. Provincia di Lecco, quindi anzi profonda Brianza. Sì, profondissima Brianza, quindi mobilifici, rotonde, pub, questo è un po'. Otto, quella roba lì. Booster. Oh, i prossimi 10 minuti sono dedicati alla provincia milanese, ci perdonino gli ascoltatori del sud, perché del centro Italia, perché Massimo invece è compagno di studi di Nicola Savino. Diciamo, è la lobby di San Donato che fa valere un po' i suoi piccoli poteri, ecco, diciamo così. Piccolissimi, vi lasciamelo dire. Però la lobby di San Donato, città, è la vera metropoli milanese. Esattamente. Poi Milano è una specie di è una dépendance. Sì, neanche tanto è una zona residenziale. Esatto. Senti Massimo, tu nasci con la televisione. Sì. No, tu hai fatto per tanti anni la regia ai Gialappa, sai? No, io l'autore. Scrivevo. Il regista era Fusi ai tempi. Esatto, Massimo Fusi, sì. E come sei arrivato a fare il regista cinematografico invece? Perché me l'hanno chiesto Aldo, Giovanni e Giacomo quando gli è stato proposto di fare un film, mi hanno chiesto di scriverlo insieme a loro. Qual era? 3 uomini e una gamba. E a quel punto proprio si trattava poi di doverlo trasformare in immagini che si muovono, una cosa che a noi faceva fatica concepire, però l'abbiamo fatto. Tu hai debuttato al cinema con 3 uomini e una gamba? Sì. Ma ti ha aiutato tua mamma Mara in tutto questo? Devo dire una cosa meravigliosa che è successa stamattina. Sono arrivato qua e come al solito, buongiorno, chi cazzo è lei? Certo, perché noi non lasciamo tanto detto, non credo che sarà la fidetta. E io ho detto, mi sono Venier, devo andare. Questo nome non mi è nuovo. Vabbè, Nicola la guardia. No, mi aspettavo la solita cosa di Mara Venier, che peraltro hai già una risposta pronta tu in genere. No. Lui mi ha detto: no, ma io non mi riferisco al mio capo ufficio dell'Euromercato. E quell'uomo è mio padre. C'è e quindi sì, davvero? È stato un momento. Siamo abbracciati, nipote dell'Euromercato. Da, telecamera che gira intorno, abbracciati lacrimi. È stato un momento meraviglioso. Quanti film hai all'attivo a questo punto? 7. Invece Longio mi diceva 5 e mezzo. Io sì, 5 e mezzo, perché ho fatto la prima parte che ho fatto era tra l'altro in un film della Jalapas Band, che era Tutti gli uomini del deficiente. Avevo una particina molto tra l'altro tutti i miei uomini. Ma chi era il deficiente in Tutti gli uomini del deficiente? Tu non eri coinvolto, ma per cultura personale era Arnoldo Foà. Arnoldo Foà, giusto. Sì, mica un deficiente qualunque, voglio dire. Quindi quella lì era una mezza parte. Poi ho fatto un po' di vacanze di Natale. Ho fatto due vacanze di Natale con Paolino, no? Paolino Ruffini. Poi ho fatto Oramai più di Lucio Pellegrini, Manuele d'Amore di Giovanni Veronesi e adesso Generazione 1000 euro di Massimo. E qui sei protagonista praticamente. Ma è un film corale, per cui insomma... Sì, no, diciamo, la risposta è no, non è il protagonista. No, è co-protagonista con, come si chiama l'attore protagonista? Alessandro Tiberi, poi c'è Valentina Lodovini, Carolina Crescentini e Francesco Brandi, che è il quinto moschettiere. Certo. C'è un personaggio a cui noi siamo affezionatissimi. Moltissimo. E anche la bella Francesca Einaudi, dico bene. Bellissima. La bellissima Francesca Einaudi. Dopo di questa canzone, che peraltro è presa pari pari dalla soundtrack del film, vi racconteremo di cosa parla il film. Fammi pensare, Generazione 1000 euro. DJ Chiama Italia.